Allora, amici di Calcio Pazzo, l'Inter raggiunge la finale di Europa League, una partita che tutto sommato non è mai stata in discussione. Aspetta, vi faccio salutare un amico. Faccio salutare un amico. Ah, lui è Mirtillo. Mi sento un po' sick Wolf in questo momento. Lui è Mirtillo e adesso fa le coccole, giustamente. E dicevo, l'Europa League, la finale non è mai stata in discussione perché comunque lo Shakhtar era la squadra ideale per quest'Inter, un Inter che comunque predilige come gioco quello di rompere il gioco avversario e ripartire, quindi fare pressing anche alto, devo dire, per carità, perché comunque questo Shakhtar che ama questo possesso palla fine a se stesso, perché poi non... Ma chiaramente con quel parco attaccante c'è soltanto Moraes, mi sembra si chiama, però io comunque vedo lo Shakhtar come una squadra di tanti buoni, tre quarti buoni, discreti, diciamo non buoni, tre quartisti, che poi alla fine quando si tratta da finalizzare però fuffa, robetta. Mentre invece l'Inter ha comunque delle bocche di fuoco importanti. Stasera Lautaro era in serata di grazia, ha toccato tre palloni, due gol con una in pensiero del portiere, per cui non è mai stata in discussione veramente. Un vantaggio bellissimo comunque questa azione. Diciamo che su due gol sono due regali da parte dello Shakhtar. È stato molto bravo Barella sul primo, cross tesissimo, e Lautaro Martinez che anticipa il diretto marcatore e praticamente una bellissima torsione e gol sul palo alla destra del portiere. E poi il secondo gol che manco me lo ricordo, D'Ambrosio, sì, D'Ambrosio, sempre comunque guardate l'importanza di avere comunque centimetri, tanto Mirtillo mi guarda, che vuoi dalla vita mia, dormi. E l'importanza, ecco, di avere appunto una squadra così muscolare, una squadra con dei centimetri, è fondamentale, secondo me è fondamentale che una squadra abbia varie soluzioni. Per fare un esempio, se questa sera lo Shakhtar probabilmente avesse avuto anche un attaccante di una certa prestanza fisica, non so nemmeno se ce l'ha in rosa, probabilmente magari te la potevi battere un po' di più con quei tre difensori. L'Inter ha fatto la partita sua perché dopo il vantaggio si è messa dietro tranquilla con questi tre cristoni che non hanno fatto passare nessuno. E poi sui palloni sbagliati da parte dello Shakhtar, che comunque ha gestito palla, non so le percentuali di possesso palla, ma penso siano comunque gigantesche, ha rubato palla e tranquillamente, ma io lo sapevo, mentre stavo a vedere, ho fatto vedere, moglie far secondo, moglie far terzo, e così è stato. Quindi meritatamente l'Inter si presenta in finale e adesso sarà comunque una gara, credo, equilibrata. Dall'altra parte c'è il Siviglia che comunque è la padrona di questa competizione. Per cui staremo a vedere. Buonanotte a tutti.